E allora, atto ultimo di questo Lugano Champions Trophy edizione 2018, la finalissima, quella tra Barcellona e Genk, Barcellona che non ha subito gol nelle partite giocate, un solo pareggio, tutte le altre le ha vinte, il pareggio 0-0 contro il Lugano, ha fatto molto bene però anche il Genk con alcuni giocatori, soprattutto tra cui il numero 11 Jonny La Barbera e il numero 15 Sebastian Murru. Barcellona però aveva davvero tanti giocatori di livello superiore, vedremo se la compattezza, l'unità del gruppo Genk potrà avere la meglio su alcune individualità, tra le quali il numero 12 del Barcellona, Farremi Ro, davvero di un'altra categoria, anche solo legata alla questione fisica, è più o meno tre volte i giocatori del Genk, ma giocatori anche come Saez, Giordana, Bernal, giocatori di grande spessore tecnico e soprattutto mi verrebbe da dire Nazaraki, che ha fatto benissimo, tripletta contro il Krasnodar di cui un gol bellissimo, ha alzato un pallonetto con la palla ferma a terra superando Lesnikov, portiere molto alto e molto forte del Krasnodar. E allora si comincia. Il capitano del Barcellona, il numero 4 David Saez Robledillo, tanto si è alzato un vento forte qui sullo stadio comunale di Campione d'Italia, inizia a rinfrescarsi la temperatura dopo una giornata davvero molto molto calda ma anche molto piacevole trascorsa insieme in questo bellissimo torneo, in questa bellissima atmosfera. E allora è pronto l'arbitro, è pronto il Barcellona che andrà a giocare il primo pallone di questa finale e poi premiazione da seguire insieme. Nazaraki per il primo pallone, Bernal, il tocco dietro per Farremi Ro, il più anziano Farremi Ro, nato nel gennaio del 2007, subito il tentativo però, attenzione da parte del Genk con Manu Moksnik, para bene Max Bonfil. Bonfil. Nazaraki non può arrivare, poi prova a lottare per il possesso di questo pallone, bene però il Genk con Achille Stevens, il tocco laterale è per Denzel Neba, prova a sgusciare via Wilson da Costa che poi cerca ancora la porta, pallone che esce ma non di molto. Inizia meglio il Genk questa finale. Il rilancio ottimo da parte di Bonfil, ancora perfetto Nazaraki nel tocco per Bernal che cerca con il fisico di spostare Wout Verlinden, fischia però l'arbitro. Bernal dice, chiede che cosa ha fatto ma probabilmente non vale la spinta da parte di Bernal. E allora attenzione al Genk con Brecht Horemans, ferma tutto Saez, il capitano in questa finale, lui è il numero 10 Xavi Castellanos, si sono scambiati spesso e volentieri la fascia da capitano. Comincia Saez, poi in mezzo al campo Bernal, ancora Saez, prova ad andare via a Horemans che lo ferma in rimessa laterale, c'è Giordana già a rimettere in gioco il pallone per il Barça, l'interdizione ancora del Genk con Da Costa, nuovamente pallone dentro, attenzione Bernal, il pallone sul primo palo, non inquadra lo specchio della porta, il numero 6 Marc Bernal Casas che ha provato a stringere sul primo palo, ha coperto molto molto bene Thomas Beusmans, ancora Bernal, sale lui, temporeggia in attesa di qualche compagno libero e trova Farremi Ro che allarga dove c'è il numero 5 Torrens, poi va giù Nazaraki nel contatto con il numero 23 Verlinden e allora la punizione è per il Barcellona. Farremi Ro potrebbe anche pensare di calciare in porta da lì, nato il primo gennaio del 2007, infatti va in porta, o meglio va direttamente in tribuna dove ci sono tutti i sostenitori del Krasnodar, tra poco verranno premiati
i giocatori del Krasnodar, che sono arrivati terzi in classifica battendo il Lugano 4-1 nella finalina. Prova a sgusciare ancora Da Costa, poi lotta Saez con un numero, era riuscito ad andare via a Horemans, viene fermato però nella sua azione dal fischio dell'arbitro che gli dà una mano. Giordana, ancora Saez, si fa vedere Bernal, eccolo servito, può calciare col sinistro ed è un gran gol, e quando passa sotto le gambe del difensore il portiere non può nulla, questo succede anche tra i grandi. È 1-0 per il Barça, segna Bernal, ecco qui sotto le gambe di Verlinden, nulla può Beusmans, 1-0 per il Barça. Al quarto minuto Bernal. Comincia in discesa questa finale per il Barcellona, subito avanti al quarto minuto. Adesso Bonfil appoggia per Giordana, lo insegue Da Costa. Giordana tiene in campo il pallone, riesce a far andare in verticale per Nasraki, che fa un numero nello stretto. Nasraki va via con grande tecnica, palla dentro, Bernal l'appoggia in rete, ma il gol è tutto di Nasraki. Poi Bernal non sbaglia, 20 secondi dopo il vantaggio arriva il doppio vantaggio con la doppietta di Bernal. E Nasraki è davvero strepitoso, nello stretto è andato via tutti, poi in velocità si è lanciato, e poi l'altruismo degno della Masia, te lo insegnano proprio nel collegio del Barça, nella scuola calcio del Barça, l'altruismo di Nasraki, che ha un nome intero peraltro, cioè Lamen Jamal Nasraki Ebana, ed è 2-0 con la doppietta di Marc Bernal Casas. Ora Nasraki prova a fare tutto da solo, Nasraki va a sbattere poi contro la difesa del Genk, che adesso vuole riprendersi. Stevens si appoggia a Da Costa, cerca un numero il brasiliano, che non so se è brasiliano, ma insomma in ogni caso Da Costa. Farebbe presagire Wilson Da Costa, poi Faremiro viene toccato fallosamente da Verlinden, che evita così al numero 12 di andare in progressione e ritrovarsi così davanti a Beusmans. Problemi per Landry Cefas Faremiro, ora riesce a rialzarsi, entra però in campo Susanna Pluja, fisioterapista, a controllare le condizioni del numero 12. Tanto le tribune del comunale di campione d'Italia. Bernal pensa alla tripletta, pensa alla conclusione da lì. Va Bernal e c'è la parata a terra, poi Nasraki raccoglie. Cerca un numero Nasraki, vuole troppo però, sono in tre a fermarlo. Servizio per Da Costa, che è molto bravo, poi cerca di togliere il pallone a Giordana, che non se lo fa sfuggire però, e prova ad andare in azione solitaria. Horemans ha visto un fallo l'arbitro su Giordana. Entra Shane Patrick Kluivert, secondo figlio di Patrick Kluivert, che appunto nel Barcellona ha giocato, così come il figlio che inizia dalle giovanili, Faremiro. Rischia qualcosa ma cambia gioco benissimo, dove può andare Giordana, supera Da Costa, supera anche un altro giocatore del Genk, poi il tocco è laterale per Xavi Castellanos, viene fermato sul più bello, allora Da Costa ricomincia per il Genk, l'appoggio dietro, lo scarico è sbagliato. Horemans in ogni caso riesce a recuperare, poi però ha visto una spinta l'arbitro e allora sarà calcio di punizione per il Genk. Hey,
Kluivert non riesce a intervenire sul tocco non preciso di Boesmans. Ancora Boesmans, copre Verlinden, in avanti ferma tutto Bernal, all'indietro per Oscar Torreyas, largo a destra, prova a salire Escaler, lo ferma da Costa, ancora Escaler però torna sul pallone, poi Bernal, centralmente Castellanos, controllo così così, alla fine il fallo probabilmente è di Bernal, lascia proseguire qui l'arbitro. E Skoda cerca in profondità il movimento di Kluivert che non può arrivare sul pallone. Allora Boesmans ricomincia da Horemans, da Costa con il tacco, riesce nel suggerimento verso numero 14 Moxnik. Ma la rimessa laterale è per il Barça, che ha un doppio vantaggio, quindi con grande tranquillità prova a controllare questa partita. Il tocco da parte di Torrens, anticipato Castellanos che commette fallo secondo l'arbitro. E allora è pronto Denzel Neba, poi Bernal in qualche modo alla fine prova a sgusciare Stevens, ma è brevilinio anche Castellanos che gli porta via palla. Attenzione a questo lancio in profondità sul quale interviene molto bene con grande scelta di tempo Thomas Boesmans. C'era Kluivert in agguato da Costa, una serie di numeri, alla fine lo scarico è per Hosemans, dalla distanza calcia forte con il 23 Verlinden, ma forse c'è un buco nella porta, dovrebbe essere gol, è il primo gol subito dal Barcellona, lo segna Wout Verlinden e quindi 2-1, accorcia le distanze il Genk, gran destro a incrociare di Verlinden, lo rivediamo ancora, pallone si infila all'angolino, eh sì, c'è un buco nella porta e quindi se non sembrava gol, siamo rimasti un po' indecisi anche noi, e all'undicesimo minuto segna per il Genk Verlinden. Poi però arriva il 3-1 immediato da parte di Joel Escaler Callejas. Non c'è tempo per esultare per il Genk e arriva subito all'undicesimo il 3-1 che ristabilisce le distanze con Escaler. Ancora un'azione avvolgente del Barcellona e Genk di nuovo sotto di due gol. Qui non perfetto, avete visto nel replay il posizionamento di Thomas Boesmans. Ancora un tentativo, Kluivert prova ad arrivare, Verlinden lo ferma. Castellanos, un dribbling e poi il tocco dietro. Bernal. Si ferma Davide Skoda Sugner, serve ancora Bernal, va via Verlinden, Bernal, palla dentro, Shane Patrick Kluivert, 4-1 Barça, segna anche il figlio di Patrick Kluivert. Un gol alla Kluivert, tanto per dire, sotto porta in anticipo sul diretto avversario, avete visto come si stacca dalla marcatura e poi segna in anticipo col sinistro. L'avrà sicuramente imparato da suo padre, qui a grande azione però da parte di Bernal che va via Verlinden, preciso il tocco dentro, perfetto Kluivert, scelta di tempo, sinistro sotto le gambe di Boesmans, ma come si è staccato dalla marcatura. E allora siamo quasi al tredicesimo minuto, dovrebbe finire il primo tempo a breve. Tanto Kluivert prova a prendere posizione,
Verlinden e Neba riescono a fermarlo, poi in qualche modo torna su questo pallone Moxnick. Da Costa non riesce a evitare, non riesce a tenere in campo il pallone, sarà rinvio per Kluivert. Buono il suo appoggio per Castellanos, che qui aspetta troppo, poteva immediatamente cambiare gioco sulla sinistra, era già pronto a ricevere Escoda. E qua finisce il primo tempo, chiedo scusa, al 13:30. E allora una piccola pausa, poi torniamo per il secondo tempo, 4-1 Barça. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. 4-1 Barcellona, il gol di doppietta di Bernal, poi Escalera e Kluivert, all'11esimo ha segnato anche Verlinden. Adesso è entrato in porta con il numero 13 Jordi Saucedo. Prova a controllare il pallone con il numero 5 Jasper Kolen. Ora Kolen, centralmente il pallone sulla destra per Verlinden, tratto anche Van der Vencic. Poi è Beusmans che rinvia. La rimessa laterale è del Genk. Ancora Van der Vencic. Oscar Torreyas controlla con calma il pallone, poi lo cede all'indietro per Saucedo, recupera palla il Genk solo per un attimo perché poi Saucedo rinvia dove c'è Kluivert. Castellanos si fa recuperare il pallone, ancora Verlinden, Castellanos va a riprenderselo, Verlinden però si alza per primo ma commette fallo secondo l'arbitro. Ora Saez, centralmente Castellanos, prova ad andare Murru col destro, trova Van de Vencic e allora la Barbera, ancora Murru con l'imbucata per il numero 11, non trova però il compagno, allora Kluivert controlla di suola, scarica per Saez che allarga per Castellanos, attenzione al tentativo ancora con il destro e poi Kluivert per la doppietta personale, ancora nell'area piccola Sean Patrick Kluivert segna il 5-1 con la bella conclusione di Escaler, si oppone solo per un istante Beusmans e poi arriva Kluivert e fa 5-1. Ancora da grande rapace d'aria Shane Patrick Kluivert. ...5-1 Barcellona, al 15esimo la doppietta anche di Kluivert. Il pallone verso Kluivert, prova a metterlo giù, poi c'è Castellanos che lotta con Verlinden, pallone verso Van de Vencic che prova a passare davanti a Escoda, ma il numero 11 del Barça copre l'uscita del pallone, rimessa laterale, si gioca con Escaler che viene fermato nel suo tentativo di rilancio, problemi però per Sebastian Murru. Allora arriva la fisioterapista del Barcellona a dare una mano a Murru.
Si riprende Sebastian Murru. Qui rivediamo il gol di Kluivert, secondo gol di Kluivert. Saucedo. Un rilancio fermato dal Genk, poi Saez evita anche il ritorno da parte di Stevens. Si va a sinistra da Escoda, poi Van de Ventschik, prova ad andare lui, velocissimo Van de Ventschik. Fermato dal ritorno di Castellanos, rimessa laterale soltanto per il Genk. Stevens, qualche problema nel controllo, alla fine torna caparbiamente sul pallone. Stevens prova ad andare via, deviazione, calcio d'angolo. Forse rimessa laterale, sì. Van de Ventschik protegge bene palla. La gira però sbaglia tutto, allora attenzione, contropiede Barça, Saez, davanti alla porta, Saez la mette all'angolino. Niente da fare, e David Saez Robledillo al 18esimo, 6-1 per il Barça. Bel gol di Saez, la freddezza del numero 4 che va in corsa, palla attaccata al piede, poi con un colpo da biliardo supera Thomas Beusmans. Davvero un bellissimo gol quello di David Saez Robledillo, la mette lì. Intanto è costretto a uscire Sebastian Murru, accompagnato dalla fisioterapista del Barcellona, Zoppica Murru. Preso forse un colpo al ginocchio. Van de Ventschik, Saez interviene ancora, uno dei migliori Saez del Barcellona. Qui la finta e poi Bernal che vede Kluivert, cambio gioco immediato, Bernal tu per tu, Bernal traversa e poi Verlinden evita che il pallone torni a Nasraki. Stevens, siamo già dall'altra parte, alla fine Giordana ferma tutto, poi c'è ancora la Barbera che prova ad arrivare su questo pallone ma si scontra contro la fisicità di Geoffrey Torrens. Bernal rientrato in campo, Nasraki vede il movimento di Saez, deve uscire di testa qui il portiere del Genk, Beusmans, poi la porta è vuota, Giordana prova la conclusione. Nasraki cerca l'ultimo dribbling su Verlinden, perde però il contatto con il pallone e allora la Barbera prova a ubriacare Farremiro che devia il pallone in corner. 20esimo minuto e 6-1 per il Barcellona, direi che ormai si può dire il campione di questo Lugano Champions Trophy edizione 2018 sarà il Barcellona allenato da Daniel Horjas Peñas. Calcio d'angolo battuto da Van de Ventschik. Finisce direttamente in rimessa laterale dove arriva Giordana. Saez. Bernal, da lì attenzione che calcia col sinistro, Bernal la tiene. Molto bene Beusmans. Poi Coulen, ancora Giordana forse trattenuto da Coulen. Lascia proseguire l'arbitro. Bernal passa avanti alla Barbera, commettendo fallo però. Stevens attende l'arrivo di Da Costa che va con il destro in porta. Salta Saucedo, non ci mette nemmeno le mani.
il rinvio a cercare Nasraki. Nasraki, poi Saez prova a cambiare gioco, interviene molto bene Van de Vencic. Saez vuole andare a riprendersi questo pallone, lo fa benissimo, poi la Barbera, Bernal con un fallo. La Barbera così voleva giocare con le mani un po' più avanti, già che c'era. Denzel Neba. C'è da ribattere però. Siamo al 22esimo minuto, ancora Denzel Neba. Potrebbe anche calciare in porta da lì Neba. Va in porta Neba, pallone un po' masticato, niente di pericoloso per Jordi Saucedo. Nasraki, ancora un gran controllo, poi Farremiro, interviene Bernal. Grazie. Giordana se ne va, ora Giordana gioca anche con l'arbitro, alla fine in due lo fermano. Pallone per Coulen, avanti per la Barbera, bel numero, sterzata della Barbera, poi Da Costa, ancora Da Costa, re di rigore, Da Costa, solo palo esterno per il numero 6, Wilson Da Costa, ma il Genk fa vedere di esserci, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo con Mikhail Van de Vencic, ancora Da Costa questa volta col sinistro, rimessa laterale, ormai siamo ai secondi finali. Nasraki prova a servire immediatamente Bernal. Giordana. Farremiro fermato da Van de Vencic. Poi Stevens a sua volta fermato da Giordana. Bernal. 1-2 che si concretizza con Torrens. Neba. Nasraki, attenzione Nasraki, Nasraki 7-1, a segno anche Nasraki e se lo merita tutto, il gol del 7-1 al 25esimo, segna Lamine Jamal Nasraki Ebana, un altro gol bellissimo. A mio avviso il miglior giocatore di questo torneo, Lamine Jamal Nasraki Ebana, numero 7 del Barça, segna il 7-1. Ha subito solo un gol in questo torneo il Barcellona, l'ha subito da Verlinden del Genk in finale. Ora Da Costa non passa, Bernal gioca con Farremiro che prova ad andare via, ancora Farremiro, finisce qui il Barcellona. È campione del Lugano Champions Trophy edizione 2018, vince 7-1 in finale contro il Genk. Allora adesso iniziano i festeggiamenti e soprattutto tra poco inizia la premiazione con la Coppa. A tra poco.